Ciao a tutti, buonasera a tutti. Insomma, è una grandissima emozione. Adesso dirò cose banali, però è la verità. Anzi, sono molto molto orgoglioso, fiero di questo premio, perché in primis viene dalla mia città, che porto sempre nel mio cuore, che fa parte di me da sempre, perché sono le mie radici e sono anche le mie foglie. Quindi non solo le mie radici. Fondi è la città che mi ha non solo visto nascere, ma comunque ha fatto sì che poi in me si sviluppasse ed evolvesse questa voglia di comunicare con le prime persone che incontravo, con gli odori, i profumi, le sensazioni che ci sono nella nostra terra, che è ovviamente stupenda. Quando parlo di Fondi, della Riviera d'Ulisse, insomma, le persone, la prima cosa che mi rispondono è: sei fortunato, perché è la verità, noi siamo fortunati. E io colgo veramente con grande onore e grande rispetto questo premio. Insomma, sono evidentemente molto emozionato, però vi ringrazio perché Fondi mi ha sempre sostenuto in tutte le cose che ho fatto nella mia carriera, c'è sempre stata e questo per me è stato fondamentale. E quando ho la possibilità, il mio lavoro ovviamente mi porta a stare in giro non solo per l'Italia, ma anche oltreoceano, e diciamo che è sempre il primo pensiero quello di poter tornare per stare ovviamente con la mia famiglia, ma proprio per percorrere le strade della mia città. C'è un tragitto che faccio sempre quando torno e quando ho la possibilità di farlo, e cioè parto dalla chiesa di Piazza San Francesco e arrivo fino alla chiesa di Santa Maria, perché è un percorso che facevo sempre, il famoso struscio che facciamo tutti, no? Che facevo sempre quando ero piccolino con i miei amici, e arrivavo poi alla fine in quel punto a prendere delle caramelle, di cui sono molto goloso. E questa cosa io cerco di farla ancora adesso quando torno. L'ho fatta anche questo Natale che mi trovavo a Fondi. Ovviamente dentro di me si muovono, no, tante, tante anime, perché la vita poi ti porta a dover magari necessariamente vivere altrove, perché il lavoro, perché insomma cose che possiamo immaginare che sappiamo, no? Però questo premio mi riempie veramente di grandissimo orgoglio, e quindi per questo io devo dire grazie prima di tutto ovviamente ai miei concittadini di Fondi, al comune di Fondi, quindi alla mia città, e anche ovviamente ai miei genitori che mi hanno dato la possibilità di crescere in una città così bella e con una storia così importante, e che spesso mi ha anche spronato, non lo nascondo, a superare certi limiti che le persone hanno e che io sicuramente anche ho. E questo però è stato un grande dono, ma questo è normale, succede nell'infanzia e nell'adolescenza di tutti i bambini, ovunque si siano. Però ecco, io ho colto, diciamo, questa sfida come un grande percorso da intraprendere, ed è una cosa che consiglio sempre a tutti, perché ovviamente all'inizio, quando siamo più piccoli, vogliamo esplorare anche il resto del mondo, no? Ed è lì che poi capisci anche il valore del luogo in cui sei nato ancora di più. Ogni giorno la mia città mi manca sempre di più. Ed ecco, sono felice anche del fatto, ad esempio, che il mio fan club, il Virginio Official Fan Club, dove, insomma, che tra le altre cose, diciamo, portato avanti da Rita, che è un po' il mio angelo custode in questo rocambolesco mestiere, da Rita Esposito, e diciamo, sono fiero del fatto che abbia sede a Fondi, che sia nato a Fondi, che poi ovviamente raccolga le persone di tutta Italia e non solo, a questo punto, dato questo nuovo percorso appunto iniziato in America Latina. Però sono
fiero e orgoglioso, mi sto dilungando, questo videomessaggio sta diventando infinito, perché la realtà è che in questo momento sono in viaggio verso Miami, ma di cui sono felice ovviamente, ma vorrei poter anche stare lì insieme a tutti voi. Quindi grazie, grazie davvero, grazie al sindaco Beniamino Maschietto e insomma Gaetano Orticelli ovviamente. Grazie veramente a tutti voi. Un bacio grandissimo da Virginio.